Ciao a tutti, carissimi, penso che sono in tempo oggi. L'orologio e il computer sono d'accordo, sono le 20. Oggi ho tanto, tanto pianto e ho pianto perché ho capito tante cose. Mettendomi a Sinai, mettendomi di fronte a Dio, mettendomi confrontando a me stessa e quello che Dio vuole da me, Dio vuole da noi, Dio vuole da tutti e noi. Non ci rendiamo conto che tu e io siamo stati lì. Tu e io siamo stati uno accanto all'altro, ascoltando la voce di Hashem. Siamo stati nello stesso posto ascoltando i 10 comandamenti e non c'è una scusa nel mondo che noi come ebrei ci possiamo dire che questo non ha niente che da fare con me. Invece ha tutto che da fare con me. Ha tutto che da fare con te, ha tutto che da fare con ogni ebreo che ha vissuto allora e con ogni generazione che è venuto da allora. Allora iniziamo all'inizio. La parasha Itro. Itro era un grande personaggio, era un grande sacerdote di Midian, era uno dei personaggi che aveva fatto la decisione di uccidere tutti i bambini in Egitto, e bambini ebrei. Lui era un grande consulente del faraone. Lui era un personaggio rispettatissimo da tutti, come Giobbe e come Balaam. Allora, quei tre, grandi nella nostra storia per cose diverse. Allora, adesso parliamo di Itro, perché una parasha, una porzione è stato dato alla Torah, il nome della porzione di un idolatro è stato concesso nella Torah. E allora qui ci deve essere qualche cosa di importantissimo e in verità lo è. E il Rebbe di Lubavitch parla in un discorso di 57-37. Allora stiamo parlando di quasi 43 anni fa, una cosa del genere, e lui dice, io faccio traduzione, Itro era un sacerdote di idoli. Lui ha fatto preghiere a ogni idolo che si sapeva che esiste. Com'è possibile che una parasha, una porzione della Torah, è stato dato a lui? Allora, il Rebbe dice, quelli che adoravano gli idoli non erano idioti, ma così noi pensiamo. Invece,
Loro erano intellettuali che hanno preso il loro tempo per pensare alle sfere alti. Allora, quando Itro, il sacerdote di Midian, ha abbandonato l'idolatria ed è venuto nel deserto a vedere il suo il marito della sua figlia, il padre dei suoi nipoti, insieme con la figlia sono arrivati nel deserto. Quando lui ha preso la decisione, e allora lui ha pensato bene e lui ha messo in confronto assolutamente tutto quello che lui sapeva dalla sua idolatria tutta la sua vita. E quando lui ha detto adesso io so che Dio è più grande di tutti gli altri deità che lui ha pregato, a cui lui ha pregato, allora la Torah lo dà un veramente un regalo per farlo sapere e fare a noi sapere quanto è importante quando un individuo di grande serietà, di grande conoscenze, fa la testimonianza che la Torah è il più grande, la più grande conoscenza di tutti. E quando lui praticamente ha buttato tutti i suoi pensieri e tutti i suoi preghieri di tutta la sua vita e ha detto: io so, io so che non c'è una deità più grande di quello che è Hashem. Ovviamente era una grande cosa, perché dopo che lui ha visto quello che Hashem ha fatto in Egitto, i piaghi, la miseria causata ai egiziani, prendendo fuori il popolo, dandogli a mangiare, portandoli via dall'Egitto, che nessuno è mai uscito da Egitto, preso il popolo nel deserto, gli ha dato la manna, gli ha aperto il mare, gli ha distrutto gli egiziani esattamente come loro hanno distrutto il popolo, i bambini del popolo, i bambini maschi del popolo. Perché si ricorda che i bambini maschi dovevano essere affogati. E così è affogato il faraone con i suoi 600 carrelli ufficiali e tutto finito. Allora, quando lui ha visto tutto questo e quando lui ha visto che Amalek, che ha attaccato il popolo, e Mosè ha preso le sue mani e ha chiesto e ha pregato, e il popolo alla fine era vincitore, allora lui ha capito che non c'è una forza nel mondo più grande di quello di Hashem. E lui è venuto nel deserto, prendendo
rendendo Zipora la moglie di Mosè, che Mosè ha fatto tornare con i figli, con i due bimbi al padre, a Itro, perché aveva paura che non succede niente a lei in Egitto. E allora adesso Itro, insieme con Zipora e con i due bambini Gershom e Eliezer, e con un grande gruppo vengono nel deserto per vedere e per parlare con Mosè e per dirlo che ha capito che Dio è il più grande e vuole convertirsi. Ah, Mosè, Aaron, Nadav, i figli Nadav e Abiù di Aaron, è un gruppo grande di personaggi del popolo. Vanno incontro a Itro e Zipora e tutti quelli che sono venuti con lui, e si fa un grande, grande, una gioia di rivedere ovviamente la moglie, i figli, Itro. E per capire questo grande sacerdote della Midian che è venuto a totalmente accettare la grandezza di Hashem. E noi lo accettiamo, ovviamente. E Itro e Mosè fanno una grande cena insieme e vengono tutti, e Mosè è il servo e serve. E questo a me ha fatto una grande impressione, che era Mosè a servire la cena. Mosè ha bisogno di servire la cena alle persone, ma in questo piccolo esempio si vede la grandezza di quello che è Mosè e il suo suocero. E la sua moglie e i suoi figli erano ospiti, ed era per lui un grande onore di servire al suo suocero, come lui è servo del popolo e come lui è servo di Hashem, così ha anche servito la cena. A me ha fatto una impressione incredibile, perché a me piace tantissimo, quando io ho ospiti, a essere la serva. Mi piace servire le persone, così io mi sento quando faccio lezioni, che sono la serva dei miei allievi. E questa è una grande cosa in quello che mi sento io, va insieme con la mia personalità. E adesso stiamo andando molto più in avanti, 6 mesi in avanti, perché siamo il giorno dopo Yom Kippur e Itro è venuto nel mese di Iyar,
allora qui siamo a novembre, praticamente ottobre, a Yom Kippur, e Mosè, venuto dal Sinai, ha già preso la seconda volta le tavole, ma la Torah va indietro e Itro dice a Mosè: senti, tu devi prendere giudici, tu devi appuntare delle persone. E tu devi dare alle persone del tuo popolo l'opportunità di aiutarti. Tu non puoi fare tutto da solo. Tu non puoi giudicare tutto da solo. E Mosè lo dice: sì, tu hai ragione, ma loro vengono perché vogliono sapere da me quello che dice Hashem, le parole esatte. Mosè dice al suo suocero: perché le persone vengono a me cercando gli insegnamenti di Dio? E quando hanno un problema, loro vengono a me e io faccio il giudice tra il uomo e il suo compagno. Io attraverso questo gli faccio sapere gli insegnamenti di Hashem. E lui dice: quello che tu stai facendo non va bene, perché tu ti finirai. Non è possibile che tu vai accanto a Arone e Hur, il figlio di Miriam. Quella nazione è troppo grande per te e le cose sono troppo difficili, non puoi farlo da solo. Allora, ascolti a me, lui dice. Io ti do un sentiero, ma tu devi andare ovviamente a Hashem e vedere se Hashem è d'accordo con questa cosa. Tu devi rappresentare il popolo di fronte a Dio e tu devi prendere quello che hanno da discutere di fronte a Dio. Tu non puoi fare tutto quello. Tu devi insegnare gli statuti e devi insegnare i comandamenti e tu devi mostrarli come si deve seguire quello che dice Hashem. Quello è il tuo lavoro, ma tu devi portare la tua ispirazione divina e prendere del popolo, quelle persone che sono intenti di finanziamenti, in altre parole, che possono fare questo volontariato, che sono religiosi e sono persone che credono in Dio. E tu devi dare a loro la responsabilità per i 1.000, i 100, i 50 e i decine. E allora si sta parlando di un sistema giudiziario che dà a lui la libertà di fare quello che lui ha bisogno di fare, e quello è l'insegnamento delle precetti di Hashem al popolo, invece di fare anche il giudice delle cose del popolo. E allora, ovviamente, lui dice: consulta con Dio, e se
lui consente, tu fai questa cosa e tu rimani quello che sei tu. E Aaron e Nadav e Naviau e Aviù e 70 delle grandi del popolo, tu prendi e gli fai fare questa cosa. Mosè ha sentito e ha ascoltato il suo suocero e lui ha fatto quello che il suocero ha detto. E qui c'è ovviamente un discorso di una domanda razionale, ma scusami, Mosè da solo non ha capito che lui deve fare questa cosa con la sua mentalità e quello che è la sua relazione con Hashem. Ha bisogno di ascoltare o di essere dato un discorso del suo suocero? No, ovviamente. Lui ha capito e lui è in conversazione con Hashem sempre. Allora, non era un discorso, ma questo è un grande dono che Yitzhak